è un grande evento, ma è soprattutto l'apertura di un posto dove gli eventi, le cose che accadono dovranno essere quotidiane. Ci è voluto del tempo, un passo alla volta riusciremo a farne tante altre, e soprattutto è una casa aperta a tutti gli aretini, e a tutti gli aretini non solo che fanno musica, ma a tutti gli aretini che vogliono iniziare a interessarsi di musica. Finalmente ci siamo. Sabato prossimo Arezzo inaugura la sua Casa della Musica, il nuovo spazio nel cuore della città dedicato alla musica in tutte le sue declinazioni, che a partire da gennaio ospiterà iniziative rivolte ai fruitori di ogni età, dalla ricerca alla sperimentazione, dalla formazione alla produzione concertistica, fino alla divulgazione musicale destinata ai più piccoli. Voluto dal Comune di Arezzo e realizzato nei locali della Fraternita, restaurati con il contributo della Regione Toscana, la Casa della Musica è un progetto a cura della Scuola di Musica di Fiesole. Un bel progetto, la scuola di musica è a Fiesole da 40 anni e da oltre 40 anni e lavora benissimo per la musica insieme, un modo diverso di fare musica, e noi speriamo che questo tipo di musica arrivi anche a Arezzo, che quindi anche qua si possa, fra 40 anni magari, come ho detto prima, fra 40 anni si possa dire, beh, 40 anni fa qui c'eravamo, e quindi ci crediamo, ripeto, in un ruolo diverso anche della musica. Scuola di musica, Comune d'Arezzo, che lavorano insieme in questo bellissimo palazzo che voi avete, appunto, sarà sicuramente magnifico. La casa nasce per sviluppare sinergie e collaborazione tra i soggetti impegnati nella diffusione in ambito musicale, oltre che per dare un importante contributo alla vita culturale della città, anche attraverso la creazione di un vero e proprio presidio formativo a supporto delle scuole del territorio, dalle scuole dell'infanzia fino al liceo musicale. Musica non è un caso, nel senso che è la casa degli aretini che ospita una grande identità aretina che è la musica. Oggi Arezzo diventa una città conservatoriale, quindi da un punto di vista formativo è una città universitaria. Con l'arrivo della scuola della musica noi creiamo qui lì in Piazza Grande, tra il Palazzo di Fraternita e di là c'è il liceo musicale. Il liceo musicale si trova nelle logge, tra l'altro finanziate e volute sempre nei secoli passati dal magistrato di Fraternita, però tra le logge del Vasari, dove c'è il liceo musicale, e il Palazzo di Fraternita, dove c'è la scuola di musica, c'è un corridoio vasariano. Ecco, noi dobbiamo restaurare quel corridoio in modo tale che possa diventare veramente il ponte della musica che traghetta questa città verso una cultura sempre più diffusa e partecipata della musica.